buongiorno a tutti. Io non c'ero mai stato qua sul lago, sì, sul lago di Garda, ma qui a Desenzano mai. Grazie per essere tutti qui presenti. Come diceva, vedo di incontri del genere facciamo tantissimi e l'obiettivo principale, ed è un obiettivo già raggiunto del Movimento 5 Stelle, appunto, è creare una partecipazione e costruire tutti assieme per la prima volta il popolo italiano, che forse non c'è mai stato. Guardate che i nostri successi in Parlamento, la cacciata di Berlusconi, aver salvato l'articolo 138 della Costituzione, due emendamenti facili facili, logici logici, che ve li dico, un emendamento Fraccaro, che è un deputato trentino che ha scoperto gli affitti d'oro del potere, è riuscito con un emendamento a cancellarlo, e l'altro un emendamento Crippa e Fantinati, che insomma hanno avuto il genio di pensare che le aziende che vantano un credito nei confronti dello Stato possano chiedere la compensazione delle cartelle esattoriali. Cioè, io ti devo, tu Stato devi dare a me, che sono un'impresa, io devo a te delle tasse, facciamo a patto, come si dice a Roma. Mi sembra qualcosa di logico. Ecco, c'è voluto il Movimento 5 Stelle. Però questi risultati non li abbiamo mica ottenuti con i numeri. Lì siamo minoranza. Non li ottieni con i numeri, li ottieni con due cose che poi sono concatenate. Con l'attivazione dell'opinione pubblica, perché se non fossimo saliti su quel tetto, e c'era pure Giuseppe, non si sarebbe parlato di 138. Se non avessimo fatto anche quella battaglia molto determinata, non violenta ma determinata durante i giorni della votazione di quella porcata del decreto IMO Banca d'Italia, l'opinione pubblica non si sarebbe resa conto che ci stavano fregando miliardi e miliardi nostri. Tra l'altro la disinformazione è incredibile, cioè, i giornali hanno scritto per esempio che io stessi sfondando la porta della Commissione Affari Costituzionali con un busto di Giolitti. Falsissimo, non era Giolitti, falsissimo, non era Giolitti. E l'altro risultato, che i risultati li otteniamo con le minacce, ma lo dico sinceramente, con i ricatti. Il giovedì qualcuno va vicino al guardaroba, alla Camera dei Deputati, a Montecitorio, e avverte gli altri, e la frase è: ci sono i trolley. Mi spiego che significa. Ci sono i trolley dei deputati degli altri partiti, con scritto Speranza, Brunetta, Dell'Ai, Di Sicchio, Santanchè quando viene, eccetera eccetera, quindi loro sono pronti per andarsene. È in quel caso che noi andiamo dal delegato d'aula del PD, che si chiama Rosato, e gli diciamo: iniziamo l'ostruzionismo. Come l'ostruzionismo? E quanto dura? 4 giorni, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Quelli tutti pronti per partire. Ha iniziato, lo vediamo quanto ce la fa. Lo iniziamo, quelli vogliono partire, quindi li fanno pressione a Rosato. Pensate, funziona così. E dopo un po' Rosato viene da noi e ci dice questa frase: che volete? Cioè, non ottieni nulla con il dialogo, provando a farli capire a quelli del PD: questo emendamento è utile, no? È utile bloccare le cartelle esattoriali alle aziende che vantano un credito nei confronti dello Stato, è utile? No, li ottieni esclusivamente con alzando il livello dello scontro, sempre a livello, parliamo sempre di non violenza, nessuno ha mai alzato le mani, anzi gli unici che abbiamo preso una pizza, Loredana Lupo dal questore della Camera. Però questo per farvi capire come funziona, l'importanza A di tirare fuori il coraggio, di alzare il livello dello scontro, B dell'opinione pubblica, fondamentale. Il male di quel palazzo è l'autoreferenzialità, essenzialmente prima della mafia, della camorra, della presenza degli autisti di Raffaele Cutolo, dei lobbisti che infestano il Parlamento, è l'ipocrisia dilagante rappresentata dal simbolo dell'ipocrisia, e non è sessismo, è solo una critica a una persona, non ad una donna, che è la Presidente Boldrini, proprio l'ipocrisia fatta persona. Foto con i bambini di tutto il mondo, i bambini di colore perché è buona, e poi ghigliottina per regalare miliardi di euro alle banche private. Vergogna. Bravo! No? Tutti entrano, per quello noi stiamo qua oggi a Desenzano, non stiamo in campagna elettorale. Ma noi già ci avete eletto, potremmo starcene tranquilli, no? A goderci un po' il lago. Non chiediamo voti, io sono di Roma, Giuseppe è pugliese, non chiediamo voti qua. Non si sono mai visti deputati e senatori della Repubblica che vengono non a chiedere voti ma a creare assieme partecipazione. Ci interessa questo, ci pensate? Ecco, grazie a queste attività noi ci manteniamo attaccati alla realtà. Quel palazzo è costruito ad hoc per farti staccare dalla realtà, per farti sentire un onorevole.
Ah, onorevole, lo vuole il filetto al pepe verde? Si segga, prego, ti aprono le porte, ti casca qualcosa, arriva il commesso e te la raccoglie. Mi so chinare io. Brunetta non c'è neanche bisogno che si chini. Allora, se tu ti mantieni invece ancorato al territorio come facciamo noi, non ti stacchi dalla realtà e non fai stronzate, perché ti ricordi esattamente le ragioni per le quali sei entrato nel palazzo, mentre invece quel palazzo è autoreferenziale, perché tu entri pensando ai bisogni dei cittadini e finisci a parlare dei bisogni tuoi. In transatlantico, che è questo grande corridoio lussuoso con dei divanetti, forse in pelle umana, non lo so, davanti dove si entra, dove si accede alla camera, dove si incontrano i giornalisti con i pezzi grossi della politica e fanno i capannelli e lì discutono, li avessi mai sentire discutere su un problema di un cittadino? Uno che si incazza, Cooper, lo dice, no, dobbiamo abolire l'IRAP, e risponde Bersani, no, prima cosa diamo i soldi alla scuola pubblica, e Civati, sì, ma per trovare quei soldi dobbiamo tornare dall'Afghanistan, no, si parla di questo. Dobbiamo far fuori quello perché è una corrente forte. Dobbiamo mantenere questo posto. Come possiamo guidare il partito? Cioè il problema del partito diventa il problema loro, quando sono entrati dicendo che gli interessavano i problemi dei cittadini. Quello sì, per via di un sistema di informazione devastante e per colpa anche un po' nostra, che abbiamo perso, ma la stiamo recuperando, quella bellissima parola che è la sovranità popolare. Cioè quel palazzo è nostro e poi vi chiederemo anche un aiuto una volta per riprenderselo fisicamente. È nostro. Sulla crisi della Crimea mi piace provare a fare un collegamento. Oggi si vota referendum, gli Stati Uniti si arrabbiano con la Russia perché dicono che la Russia ha posto il veto al Consiglio di Sicurezza per le Nazioni Unite. È vero, è drammatico che ci siano 5 paesi che hanno la possibilità di porre il veto: Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Cina e Russia, i vincitori, diciamo, della Seconda Guerra Mondiale. Però gli Stati Uniti l'hanno usato migliaia di volte questo veto contro le risoluzioni che non è che punivano, che spingevano Israele a comportarsi in maniera differente in Palestina. Noi siamo, rispetto a questa crisi, bloccati perché non abbiamo sovranità, proprio il concetto di sovranità che vuole portare il Movimento 5 Stelle. Non possiamo fare nulla, al di là di se volessimo parteggiare, ci ragioniamo, ha ragione uno o l'altro. Secondo noi sono due imperialismi che si scontrano e il terreno da guerra è la Crimea, è l'Ucraina. In Africa si dice che quando si scontrano due elefanti è l'erba a venire schiacciata. Ecco, noi non abbiamo sovranità perché abbiamo, grazie a Berlusconi, scritto dei contratti che si chiamano take or pay con Gazprom, grazie a Scaroni, uomo dell'Eni, tangentaro, patteggiatore delle tangenti di tangenti al Partito Socialista nel 96, al quale noi tutti con le nostre tasse paghiamo uno stipendio di 6 milioni di euro, a Scaroni, un tangentaro. E questi contratti, il take or pay, prevedono che l'acquisto di gas da parte nostra alla Russia, anche se non lo utilizziamo, cioè prendilo uguale. Questi sono i contratti stipulati da Berlusconi, che chiaramente mi querelerà, ma sarebbe bellissimo. Secondo me, non ho le prove, però ci ha preso la stecca. Secondo noi ci ha preso la stecca. Dall'altra parte, governi di centrosinistra hanno stipulato da sempre, anche non soltanto il centrodestra, centrosinistra, una sudditanza, come dire, hanno dimostrato una sudditanza nei confronti della NATO vergognosa. Lo statuto della NATO dice che i paesi possono intervenire solo per difendere un altro paese attaccato. Eppure la NATO ultimamente interviene in Afghanistan quando l'Afghanistan non ci ha mai attaccato e non ha mai minacciato un paese della NATO, perché non c'entrano nulla i talebani, non li giudichiamo, ma chiaramente la Sharia possiamo parlarne mille volte, ma non c'entra nulla con l'attentato delle Torri Gemelle, non c'entra nulla l'Iraq che l'abbiamo attaccati, abbiamo bombardato e D'Alema ha aiutato i cacciabombardieri della NATO a bombardare Belgrado rispetto a un caso legato al Kosovo molto simile a quello della Crimea, ma lì gli andava bene un referendum, comunque un'annessione da parte dell'Albania del Kosovo agli americani, ora non gli sta bene. Però noi siamo impossibilitati a attuare una politica estera, una politica diplomatica, perché siamo in mezzo a due giganti e non abbiamo la sovranità energetica. Il Movimento 5 Stelle questo sta provando a costruire, sovranità, sovranità politica, e si ottiene distruggendo definitivamente i partiti, che sono una forma di intermediazione che non è più utile con la rete. Con la rete possiamo votare un Presidente della Repubblica senza bisogno dell'intermediazione di un sistema partitocratico, e ce l'abbiamo fatta, come avete visto. Poi non l'hanno votato gli altri.
sovranità dell'informazione, guardate quanti cellulari, queste informazioni andranno in rete e potremo vederle per l'eternità. Sovranità energetica, le nostre commissioni e attività produttive stanno insistendo per investire esclusivamente nella sovranità energetica, perché poi ti libera le mani dal punto di vista della diplomazia straniera. Puoi andare da Putin e gli dici vaffanculo, mentre ora non glielo puoi dire o dagli americani, perché se no ti chiudono i rubinetti del gas, se no ti chiudono i rubinetti le sette sorelle del petrolio. Invece dobbiamo, stiamo impostando noi già in Parlamento una società differente. Sovranità bancaria, per quello ci siamo arrabbiati col decreto Imo Banca d'Italia, perché il Movimento 5 Stelle vuole una banca pubblica e nazionalizzata, pubblica e nazionalizzata, che appartenga al popolo italiano. Lo vedete, questa è, come dire, la base del Movimento 5 Stelle, che nasce per questo, per creare sovranità e partecipazione e per alzare il livello democratico dello scontro quando hai di fronte persone che non ti ascoltano. Noi siamo entrati in Parlamento perché Fassino ce l'ha consigliato, ci disse: se siete bravi fondate un movimento, un partito. L'abbiamo fatto e ringraziamolo Fassino, perché abbiamo visto che non ci ascoltavano quando raccoglievamo le firme. La stessa cosa faremo in Europa. Dobbiamo prendere tanti voti. Se prendiamo innanzitutto un voto di più del PD, gli creiamo la crisi di governo e vi chiederemo gentilmente, democraticamente e pacificamente di venire tutti a Roma, di circondare il palazzo e di pretendere che si arrendano, per pretendere nuove elezioni politiche nazionali. Ma soprattutto, quello speriamo a settembre, cioè la nostra idea è, se vinciamo le elezioni europee, anche i giornali di regime dovranno scrivere: il Movimento 5 Stelle vince le elezioni europee. Gli creiamo la crisi di governo a Renzi o a Berlusconi, che sono più o meno la stessa cosa, e li costringiamo, grazie a voi dovete scendere in massa democraticamente, mani in alto, attenzione, però a circondare il Parlamento e gridare: arrendetevi, vogliamo votare, noi vogliamo solo chiedere di votare. E in quel caso ce la giochiamo, o vinciamo noi o vince il marcio, poi a chi tocca anzi ingrugna, si dice a Roma. Se vince il marcio ce ne andiamo in 12-13 milioni di cittadini e espatriamo tutti qua. No, se, ce la faremo noi sicuramente. Però le elezioni europee sono importanti, perché andremo in Europa a battere pugni e a dire: o approvate gli Eurobond, o aboliamo il Fiscal Compact, che è un trattato vergognoso, sono dei patti, poi cambiano nome a tutto, questo ci vogliono infinocchiare. Pensate la loro bravura nel cambiare i nomi. Le guerre diventano missioni di pace, sempre. È una guerra in Afghanistan, no, una missione di pace, ma spari. Gli inceneritori diventano termovalorizzatori, incredibile. Il finanziamento pubblico diventa rimborso elettorale. Pensateci, è sempre così. E Berlusconi diventa Renzi. È così. Cambiano il nome a tutto, ma la sostanza è la stessa. Andiamo in Europa e gli diciamo: o si abolisce il Fiscal Compact, o Eurobond, o slacciamo i vincoli del patto di stabilità, il bilancio, l'obbligo del pareggio bilancio in Costituzione e il 3% deficit PIL, che sono dei vincoli che ci uccidono perché non permettono a dei comuni che hanno dei soldi di spenderli, oppure ce ne andiamo dall'euro. È una minaccia, è per forza, però prima otteniamo questi risultati. Se non ci ascolteranno, come dire, alzeremo ancora di più i livelli dello scontro. È evidente, questo fa un popolo sovrano e non suddito di poteri finanziari, bancari e purtroppo legati al crimine organizzato. Grazie a tutti e diffondete e dateci una mano. Bravo! Grazie Alessandro. Adesso tocca a voi. Abbiamo ancora un po' di tempo. Come vi dicevo, la Gorà interattiva. Prima di... c'è un megafono in